Dalla schermata principale diamo un clic per accendere la retroilluminazione. Manteniamo premuto il joystick al centro per entrare nel settaggio del dispositivo. 2019 è l'anno corretto, quindi ci spostiamo verso destra. Visualizziamo il giorno, essendo corretto ci spostiamo verso destra. Il mese 04 è corretto, ma se volessimo, per dire, modificarlo, per aumentare il numero spingiamo il joystick verso il più, per diminuire il numero e quindi modificare il mese spingiamo verso il meno. Rimettiamo il mese corretto e ci spostiamo verso destra. Vengono visualizzate le ore. Sono le ore 11, quindi ci spostiamo verso il meno con il joystick, confermiamo spostandoci a destra e visualizziamo i minuti. Abbassiamo ancora il numero dei minuti fino a 25, spingendo il joystick verso il meno. Confermata l'ora, ci spostiamo verso destra. EU ON indica il cambio automatico del dispositivo per quanto riguarda l'ora legale solare. Se volessimo escluderlo, sarà sufficiente spingere il joystick verso il più fino a trovare l'impostazione OFF. In questo caso il cambio non avverrà in automatico. Rimpostiamo la funzione corretta, quindi EU ON, e ci spostiamo verso destra. Viene visualizzata la schermata inerente al programma vacanze, che in questo momento non andiamo ad impostare, quindi ci spostiamo verso destra. Se volessimo impostare un PIN, quindi per bloccare il dispositivo attraverso un codice numerico, selezioniamo OFF agendo sul joystick, quindi o verso il più o verso il meno, selezioniamo ON e andiamo a inserire il PIN di 4 cifre. In questo momento non lo andiamo a inserire, quindi selezioniamo PIN OFF e ci spostiamo verso destra. Sulla schermata END diamo un clic perché abbiamo terminato l'impostazione del dispositivo e visualizziamo la schermata principale.